66 siti aperti in Campania, oltre 250 i volontari e 7200 i ciceroni coinvolti. Questi numeri della 27esima edizione delle giornate del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che si svolgeranno il 23 e il 24 marzo prossimi. Il calendario con gli appuntamenti con i vari siti culturali disseminati in tutte le province della Campania è stato illustrato questa mattina per la prima volta nella sede della Regione Campania dalla presidentessa del FAI Campania, Maria Rosaria De Divizis, e dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È la prima volta, è una grande soddisfazione perché devo dire che la Regione è generosa con noi da molti anni e quindi mi ha fatto piacere che ci abbiano chiesto di venire a testimoniare questo interesse e questo attività che con la Regione viene riconosciuta. La Regione dà un contributo al FAI a livello nazionale, quindi vuol dire che qualcosa di buono facciamo per la Regione. Quest'anno noi ci dedichiamo in particolare a tutta la zona di Posillipo fino all'area Flegrecce, rispondendo in fondo a quello che è il tema del FAI sull'acqua. Il FAI è molto attento a problemi che si stanno creando e che si creeranno ancora. Ovviamente beni e siti di competenza nazionale deve pensarci il governo. Per quello che ci riguarda stiamo facendo un lavoro immane per la riqualificazione dell'ambiente, per la tutela delle acque, per avere, come dire, anche la valorizzazione turistica di tanti beni ambientali, storico-artistici che non abbiamo valorizzato fino a fondo. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima con i treni storici che abbiamo attivato, i treni di collegamento fra Napoli e Cuma, Napoli-Campi Flegrei, Napoli le aree archeologiche, ma anche nelle aree interne.